Sembrerebbe l'eterna lotta tra Guelfi e Ghibellini, De Stefano e Condello. Ma le guerre di mafia di ieri hanno ridisegnato i nuovi assetti di oggi e ne è convinto il procuratore capo di Reggio Federico Caffiero De Rao che l'andrangheta è una sola e ha una ramificazione unitaria ma articolata sull'intero territorio. E da questa convinzione ha preso avvio l'operazione Sistema Reggio, che ha portato all'esecuzione di 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di capi, gregari e soggetti contigui alle cosche De Stefano, Franco, Rosmini, Serra e Araniti dell'Andrangheta Regina ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione, estorsione, detenzione e porto di materiale esplosivo, intestazione, fittizia di beni e rivelazione del segreto d'ufficio. 17 in totale sono gli arrestati e tre i decreti di perquisizione messi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio a carico di altrettanti indagati. Chiudono i battenti perché sotto sequestro anche noti bar del centro cittadino, una concessionaria d'auto. E anche un distributore di carburante. Nomi eccellenti tra gli arrestati, come quello di Giorgio De Stefano, classe 1948, e Dimitri De Stefano, classe 1973. L'operazione, che è ancora in corso, ha preso avvio dalle indagini che hanno fatto seguito al grave attentato della notte dell'11 febbraio 2014 con l'esplosione di un ordigno in danno di un molto conosciuto esercizio commerciale del quartiere Santa Caterina di Reggio. Intercettazioni, pedinamenti e documenti incrociati hanno esteso a macchia d'olio l'attività investigativa che ha portato alla luce non solo le dinamiche criminali relative all'esplosione, ma anche più in generale il coinvolgimento di esponenti di vertice di diverse cosche dell'Andrangheta, riconducibili sia al cartello dei Condello che a quello dei De Stefano. Parla di intercettazioni sconvolgenti il capo della Mobile Rattà, gli appellativi che i mafiosi utilizzavano tra di loro facevano riferimento ai signori dell'Andrangheta, re e principi ai quali si doveva chiedere il consenso per avviare qualsiasi tipo di attività commerciale. Da una conversazione si capisce anche che le assunzioni erano comandate dai capi Cosca. Uno me lo ha chiesto Raniti, uno me lo ha chiesto Condello, uno me lo ha chiesto Nicolò si sente in una delle telefonate tra due arrestati. E ora sicuramente siccome mi ha chiamato Coso qualcuno me lo cerca pure lui e non gli posso dire di no. Giorgio De Stefano. Da De Stefano infatti gli imputati avevano ottenuto massima protezione per l'avvio dell'attività commerciale. Il diritto sociale interviene in materia di disoccupazione avendo anche la presunzione di sostituirsi allo Stato. La preoccupazione del procuratore è che non si tratta più di gente analfabeta ma di professionisti laureati. Come ho detto in altre occasioni, in realtà il problema di Reggio Calabria è che esistono le generazioni di indrangheta che oramai sono avvocati, commercialisti, sono professionisti. Lei parla di area grigia, io credo che sia invece area nera o quell'area oramai che è intrisa di crimine e che apparentemente è un'area grigia, ma non è tale. In realtà i nomi condannano determinate famiglie di Indrangheta e sono le famiglie che ancora oggi, a distanza di 60 anni, continuano a governare la città, ma nel frattempo si sono laureati, sono entrati nel, a contatto con la borghesia che, eh, vedendoli in giacca e cravatta, non eh, lesina alcun contatto con loro, anzi collude sostanzialmente e condivide gli interessi. Rilevo il silenzio della stampa nazionale sull'andrangheta della Calabria. Purtroppo questo è un, già un, un grosso problema, perché se il resto dell'Italia non sa quello che avviene a Reggio e il resto dell'Italia si fa fagocitare da un'economia malata, qual è l'economia che parte dall'Andrangheta e va a invadere gli altri territori. E di questo non si dice mai nulla, perché resta tra di noi in Calabria. E allora è vero che dà una spinta ai calabresi a comportarsi diversamente, però non fa capire al resto dell'Italia come sarebbe importante difendere questa, questo territorio e difendere in questo territorio la libertà e le scelte economiche. Che cosa serve ai magistrati e alle forze dell'ordine per fare da contrappeso a queste forze criminali? In che modo lo Stato deve eh, aiutare il vostro impegno quotidiano? Noi abbiamo un tribunale a Reggio Calabria che... Manca almeno del 20% di magistrati e questo significa che tutte le richieste di misura cautelare che sono presso l'ufficio GIP restano ferme. Come vede noi spesso operiamo con i fermi, operiamo con i fermi perché altrimenti le nostre richieste si pongono in coda. e Quando si richiede come requisito fondamentale per procedere a una ordinanza di custodia cautelare in carcere si richiede l'attualità. È evidente che quando è passato un anno e mezzo, due anni dalla richiesta e l'ordinanza ancora non è stata emessa, l'attualità viene meno e allora dovremmo rinnovare le indagini per dare quell'attualità. Invece sarebbe molto più facile e molto più utile anche per il territorio che i 50 giudici che compongono il Tribunale di Reggio Calabria siano tutti presenti, oggi ne sono presenti credo meno di 40 e 50 è già il numero che corrisponde al Tribunale di Pavia, quasi che il Reggio Calabria possa essere posta sullo stesso piano del Tribunale di Pavia.